È veramente difficile, questo è uno sport difficile, per questo lo diciamo sempre, noi rispettiamo sempre dal primo all'ultimo pattinatore che scende sul ghiaccio, senza distinzione di nazionalità, senza distinzione di ranking, perché ragazzi, è fantastico che già siano qui a mettersi in gioco, e poi con che sport difficile. Adesso sentite l'applauso. Megan Hummel, Harry Crawford sono i campioni nazionali, i vincitori dei Four Continents, secondi dopo lo Shore Program. Davvero una coppia fantastica, perché ha saputo dare tutto nello short. Presentano Angel, dove vogliono un po' rappresentare la storia di questo film, una storia d'amore, la nascita e la crescita di questo amore. Ottimo triplo loop parallelo. E c'è l'ultimo doppio toluc, un po' pasticciato, ma c'è ancora. Bene il loop lanciato.
fatica per questo sollevamento, ma ce l'hanno fatta. Le unghie coi denti. Ottimo programma, bravi, per lottato. Loro. Hanno lottato tantissimo, veramente incredibili. Guardate e ascoltate il pubblico. Cioè, io spero che adesso la regia si sposti sul pubblico, perché è fantastico. Veramente ci sono bandiere canadesi che sventolano per loro. Insomma, è bello vedere come questo pubblico li sta sostenendo. Come avete visto, abbiamo fatto una scelta con Paolo Pizzocchi e Franca Bianconi di proprio sottolineare il minimo degli elementi che stanno facendo i nostri gli atleti, proprio per farvi godere al massimo la loro esibizione. Poi adesso la parola alla tecnico specialist e al giudice Paolo Pizzoccheri per le valutazioni che possiamo fare tranquillamente. Con degli elementi notevoli, per esempio il triplo Lutz in parallelo, che è già di per sé un salto difficilissimo nei singoli, più che mai difficile in coppia, questo è un elemento che presentano solo loro. Molti altri elementi ben eseguiti, qualche piccola sbavatura, comunque nel complesso, anche per parlare dei component, è un programma pieno di energia, pulito, ben patinato, che comunica gioia, ben orchestrato sul ghiaccio, quindi molto molto gradevole. Franca, andiamo a rivedere proprio le particolarità allora, così le facciamo notare a casa. Sì, io li ho visti in alcuni momenti lottare con le unghie e coi denti, erano tesi, erano anche stanchi per via della tensione, secondo me, perché sono allenatissimi questi due ragazzi, li ho visti pattinare il programma tranquillamente in allenamento, ma chiaramente quando tu sei teso consumi molto di più. E avevano il terrore di quell'ultimo sollevamento che gli è costato anche il podio alla finale di Grand Prix. Ricordi che l'ultimo sollevamento è andato a zero perché lui non è riuscito a distendere le braccia. E qui stava succedendo uguale, ma veramente ha tirato fuori tutto quello che aveva, anche qui in difficoltà, sicuramente l'elemento prenderà qualcosa in meno. Avrà un GOI sicuramente. C'è anche un under rotate, un sottorotato sia sul triplo salco probabilmente di lui e anche sull'ultimo doppio toluc. Io sono d'accordissimo sull'ultimo doppio toluc, il primo triplo salco mi sembrava buono, ma come sempre diciamo, loro hanno strumenti molto più sofisticati dei nostri, possono rivederlo tante volte. Bella la spirale. Tante volte, Franca, l'arrivo dei salti, tu ben sai, si può veramente vedere solo allo slow motion, quando tu blocchi il momento in cui la punta della lama tocca il ghiaccio. Allora è un momento importantissimo per il Canada, per questi pattinatori, naturalmente loro sono i primi di questo gruppo, quindi dovranno poi attendere per sapere se per loro ci sarà o meno una medaglia, ma intanto per andare in prima posizione devono battere 125,90, loro si sono messi di 128,74, vediamo. Guarda, con quel tecnico così alto io credo che mettano una bella ipoteca sulla medaglia. Vediamo. Sì, con 130,95 ottengono il loro season best ed è quanto basta e avanza per andare in prima posizione con 204,56. Il loro diventa anche il primo free skating visto fino a questo momento, non per il punteggio tecnico, perché il punteggio tecnico rimane quello superiore, quello dell'altra coppia canadese, Christine Mortavos e Dylan Moskovich, che hanno 66 e 78.